Buonasera a tutti e benvenuti a una nuova puntata di Ottimismo Romanista, un podcast, come ormai ben sapete, equilibrato. Io sono Stefano e stasera, dopo aver visto la partita, voglio fare alcune riflessioni cercando di essere il più obiettivo possibile, per quanto possibile, su quanto successo stasera sul campo del Servette. A Ginevra. La Roma non vince a Ginevra, pareggia 1-1. Il problema non è troppo il risultato, cioè lo è nella misura in cui la Roma non è stata capace di azzannare la preda come avrebbe dovuto. Perché guardando la partita, rispetto a quanto ha costruito la Roma e rispetto a quello, insomma, che si è visto in campo in quanto a occasioni create, questa era una partita in cui dovevamo segnare tre gol, rimandarli a casa, dove tra l'altro già erano, e stare tranquilli, magari con una differenza di un pochino più assottigliata, dato che lo Slavia Praga vince all'ultimo secondo con un rigore concesso. Il rigore che non ho visto, ma neanche voglio sindacare, insomma, non mi interessa. Questo perché succede? Allora, intanto io ci sono due cose che stasera mi hanno lasciato un attimino interdetto. Primo, la Roma negli ultimi 2 anni, tra virgolette, era, soprattutto l'anno scorso, era, diciamo, si era fatta conoscere per quanto riguarda la sua solidità difensiva. Comunque la Roma l'anno scorso prendeva pochi gol. Oggi noi assistiamo all'ennesimo gol fotocopia, perché il gol che hai preso oggi a livello di posizionamento è praticamente il gol fotocopia di quello che hai preso a quell'Udinese. E la fase offensiva oggi che crea 5 occasioni, di cui 3, ossia il gol che, cioè la palla che Luca Cucicca davanti alla porta, praticamente a porta vuota, all'inizio, dopo il primo gol. La rete che Dybala inspiegabilmente si mangia davanti al portiere. E una seconda rete che Dybala si mangia davanti al portiere. Io non pretendo che entrano tutte e tre, ma una di queste deve assolutamente andare a segno. Perché se adesso un pochino si comincia a vedere qualcosina in fase offensiva, le occasioni vanno assolutamente finalizzate. E per quanto mi riguarda, queste due cose sono accomunate entrambe da una parola, e quella parola è mentalità. E questo non è un problema della Roma di Mourinho, ragazzi, questo è un problema storico della Roma in generale, la mancanza di mentalità. Ci sono giocatori che entrano in campo e giocano con sufficienza. Sufficienza, si adagiano su una zona di comfort che non va bene. Una squadra con una mentalità vincente vera, ossia con tutti i giocatori con una mentalità vincente vera, stasera scendono in campo, si mangiano il Servette, tre reti e vai a casa. Purtroppo, questo è. Poi è vero che in alcuni ambiti la rosa, per esempio in difesa, fra virgolette, è un po' corta. Cristante centrale, ragazzi, sì, è adattato, fa quello che deve fare, ma non è proprio il suo mestiere. C'è poco da fare. E sì, io questa cosa la sosterrò fino alla morte.
Stasera c'è stato un crollo, una mancanza a livello di mentalità. Questa squadra puoi comprare tutti i giocatori che vuoi, puoi rinforzare tutte le parti che vuoi. Senza mentalità non si va da nessuna parte. Ma nessuna, ragazzi, cioè non stiamoci tanto a girare in tondo. Io vi dico che quello che ho visto stasera è stata una squadra dove ci sono dei giocatori che si sono impegnati per comunque cercare di fare il più possibile la partita, e giocatori invece che si sono adagiati sulla loro sufficienza e hanno detto: vabbè, ma noi siamo forti e la partita la possiamo vincere. No, non funziona così. Non funziona assolutamente così. Mentalità vincente. L'allenatore ci sta provando, ma la mentalità deve essere anche a livello societario e anche a livello ambientale. Perché? Perché anche l'ambiente deve acquisire quella che è una mentalità vincente. Con una mentalità vincente, allora si può cominciare a fare qualcosa. Vi faccio un esempio. Molti dicevano che Bonucci non lo volevano. Ok? Volete la mia? Io Bonucci l'avrei preso. Ma sapete perché io a livello sportivo Bonucci lo detesto. A livello sportivo proprio non lo reggo. Ma è uno che ha lavorato in un ambiente con la mentalità vincente, ti porta mentalità. E questo è anche il motivo per cui io sono assolutamente favorevole a un rinnovo di José Mourinho. Perché è un allenatore che con alcuni giocatori di mentalità, che adesso pochi ma ci sono, serve un difensore di mentalità e un centrocampista di mentalità. Perché tu adesso a centrocampo in difesa quel tipo di giocatori non li hai. Davanti li hai, allora Dybala secondo me stasera non so che cosa aveva. Io avrei fatto entrare Belotti prima, perché forse il terzo gol di Dybala Belotti non se lo mangia. Perché Belotti quest'anno ha dimostrato di avere una gran voglia. Non capisco perché poi Mourinho non lo faccia giocare troppo. Anche perché tanto in Europa Asamoah non ce l'hai. Queste sono le riflessioni che volevo fare. Anche perché, ripeto, una squadra con un certo tipo di mentalità stasera scende in campo, ma anche a Praga, e la squadra avversaria se la mangia. Non dà neanche la possibilità alla squadra avversaria di fare qualcosa. Se la mangia e basta. Perché questo fanno le squadre che hanno una mentalità vincente. Detto questo, io vi saluto, vi ringrazio e io sostengo sempre questa squadra, sostengo sempre questo allenatore, sostengo sempre questa società. Però serve un'inversione di rotta, ma a livello di mentalità. Questa cosa ci deve lavorare l'unica persona al momento nella società che ha quel tipo di mentalità, e cioè José Mourinho. Detto questo, vi saluto, buona serata, forza Roma, forza Roma, forza Roma.